Hai fatto bene a proporre uno spuntino Malibu. Anch'io stavo morendo di fame. Scommetto che abbiamo ordinato la stessa cosa. Biscotti! Invece no. Pianeta Moda! Venite, entrate a Pianeta Moda, l'ultima esperienza virtuale in fatto di tendenze. Due biglietti, per favore. Con piacere, ma fate attenzione. Oh. Vi divertirete un mondo! Yeah! Benvenute alla Cyber Casa di Moda, Barbie e Barbie. Pianeta Moda è in crisi creativa e ha bisogno del vostro aiuto. Per prima cosa scegliete un avatar. Il look a cuori è ispirato al cuore che metto sempre dentro tutti i miei progetti creativi. Invece la fantasia a quadri trova ispirazione nella mia creatività, che è ponderata e molto organizzata. Ottimo risultato! Usate il vostro superpotere interiore per completare il primo livello. Servirebbe un aiutino, se solamente avessimo saputo quale superpotere usare. Siamo rimaste bloccate al primo livello. Nel frattempo ho raccolto queste pietre. Posso farci qualcosa? Vedete? Conosco diversi superpoteri che farebbero al caso nostro, tipo il volo o la vera superforza. Ma quale sarà quello giusto? Forse sarebbe il caso di pensare fuori dagli schemi, pensando a qualcosa di diverso che magari è in quel distributore. L'abbiamo provato! Io ho vinto un girocollo e una pochette rosa. Io una borsetta ricoperta di gemme e questo visore. Occhiali da sole per cani. Oh, vanno bene al barboncino. Occhiali a forma di cuore e delle scarpe rosa. Abbiamo vinto tutte cose diverse. Proprio così, perché siamo tutte diverse. Sennò che senso avrebbe usare lo stesso superpotere? Così come tu hai ordinato il gelato e io i biscotti, abbiamo anche scelto due avatar diversi. Sono le differenze che ci rendono speciali. Malibu, il tuo superpotere è avere un sacco di immaginazione. Oh, Brooklyn, che cosa gentile hai detto! Ah, questo deve essere il tuo superpotere, il karma! Tu fai sempre la cosa giusta. Guarda come hai riutilizzato quelle pietre! Una cosa nobile! E tu invece non ti arrendi mai! Questa è la super perseveranza! Perseveranza, immaginazione, nobiltà e karma! Abbiamo tutte il nostro super potere personale, ma insieme noi siamo... Team Pink! E adesso, come vuole il karma, ascoltiamo il punto di vista di tutte! È solo la mia immaginazione o quelle montagne in realtà sono degli occhiali capovolti? In attesa di un tocco di nobiltà con una spolverata di strass, guardiamo le cose attraverso lenti diverse. Capito? Lenti per via degli occhiali da sole. Sì, l'avevamo capita. Sentite, abbiamo già provato a superare le montagne, ma appelliamoci alla perseveranza ancora una volta. Seguitemi! Congratulazioni, Team Pink! Avete sbloccato i vostri superpoteri giocando sulle vostre unicità. Godetevi il pranzo! Stiamo arrivando! Livello numero 2! Pianeta Moda riavrà presto tutta la sua creatività grazie a... Team Pink! Io non credo ai fantasmi, ma penso che sia meglio scappare! Sì! Subito! Oh no! Di qua no! Forse l'abbiamo seminato. Tutto bene? Ah, e tu stai bene? Sì! Oh no! Oh no! Il lato positivo è che abbiamo seminato il fantasma! Non ne sarai tanto sicura! Oh, no! Ah! 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 Ah!
Frena! Frena! Barbie, se non ce la facciamo, c'è ancora una cosa che devo dirti. Ce l'abbiamo fatta! Allora, che cosa volevi dirmi prima? Che non mi piacciono i tuoi pancake ai mirtilli. Non ne metti abbastanza. Scappa! Evviva la pesca! Viva le gite! Non stai urlando troppo? Potresti spaventare i pesci? Ma tu di solito credi così? Sì, hai ragione. Viva le gite! Yuhu! È tutto così bello potersi godere finalmente un po' di pace, ma... Avvocato! Servono a questo, vero? E come ce lo mangiamo? Facciamo un sushi? Cos'è stato? Arriva un temporale, allontaniamoci dall'acqua. Pioggia, pioggia, vieni giù, fa che nevica a Malibu. Guarda che nuvoloni! Vuoi dire che siamo state noi? Incredibile, ha funzionato! Balliamo ancora un po', così attiriamo le nuvole da questa parte e lanciamo il ghiaccio! Pioggia, pioggia, vieni giù, fa che nevichi a Malibu! Viene da lì, dietro al cespuglio! Ehi, avete sentito? Muoviamoci molto piano e in silenzio, dobbiamo stare attenti a non spaventarlo! Avete trovato nulla neanche voi. A parte questi. Dei peli viola. Sì, ho detto a Stacy che sono di unicorno, ma non vuole credermi. Probabile che tu abbia ragione, Chelsea. Come? Cosa? Veramente? Sì. Per caso siete venute qui a giocare con i vostri peluche ieri? A proposito di caccia all'unicorno, eccone qua uno. Mister Unicorno! Avevo ragione io! E allora che mi dite delle tracce che abbiamo trovato? Non so, non riesco ancora a spiegarmelo. Di certo sono simili alle tracce che sta lasciando la borsa di Ken. Se non altro non è un serpente. Complimenti, detective. Vorrei poter spiegare anche la natura di quelle orme. Sembrano quelle di un incrocio tra due specie diverse. Peccato che non sia così! Ah! Non so, hanno qualcosa di familiare. Sì, sono decisamente di due specie diverse. Capisco perché le orme ci stavano riportando al campeggio. Viene da quella direzione! Oh no! Papà! Ha 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 ha!
veloce. Si vede che non ho dormito bene stanotte. L'avete trovato? A dire il vero, abbiamo trovato solo un pupazzo, un papà che russa e i cuccioli, ma nessuna creatura misteriosa. Ora che ci penso, è un po' che non sentiamo quel verso. Magari è riuscito a liberarsi da solo. O è andato a spaventare altri campeggiatori. Beh, ovunque sia andato, non potete continuare le ricerche a stomaco vuoto. Chi di voi ha voglia di pancake? Continueremo le ricerche a stomaco vuoto, vero? Esatto, e questa volta sono più che sicura che sia venuto da quella direzione. Non si sa mai. Tranquillo, papà. Visto che la mamma non c'è, ci pensiamo noi a controllare tutto. Ok, d'accordo, fate pure. Comunque vedrete che non mancherà niente. Bene, sacchi a pelo? Presi. Tende? Prese. Griglia, chili, panini, marshmallow, hot dog. Ce l'ho. Se mi scordassi i marshmallow, che campeggio sarebbe? Io ho cominciato prima che voi nasceste. Possiamo andare ora? Oh, ah, salve! Stavo giusto per bussare. Daisy, Ken, mi siete mancati davvero un sacco. A chi lo dici, tesoro? Salve, famiglia Roberts, scusate il ritardo. Non fa niente, ci restano ancora 90 secondi per evitare il traffico, a meno che non vogliate fare come l'ultima volta. No! Perché? Che è successo? Non puoi capire. 5 ore di coda con la radio che trasmetteva musica vecchissima. Me lo sogno ancora la notte. Ah, ci siamo finalmente. 3, 2... Chi-chi-chi! Sta tranquilla, questo era l'ultimo gallo. Per adesso è la parte del campeggio che preferisco. Ti chiedo solo di avvertirmi prima. Sapete, quando eravate piccole, 5 minuti dopo la partenza stavate già tutte dormendo. E guardate ora come siete cresciute. Allora, avete scelto che musica mettere? Sì! E vai con la mia musica. Con questo abbiamo finito. Prima dobbiamo provare tutte le attrazioni che ci sono nel parco. Sì! Woohoo! Wow, è troppo forte! Aumenta la potenza! Sì, forse è meglio non esagerare. Sei pronta? Qualcuno almeno apprezza le ostriche. Oh. Io non credo che ce la farò. Allora salteremo insieme. Pronta? Tutto bene? Ancora. Giornata grandiosa. Ci vediamo domani. È stato bello! Hasta mañana! Sì, a domani! Buona serata! Ci si vede! È un carico completo. Dì al capo che siamo pronti. Eliminatela! Sono sfinita. Cuccioli, sono a casa! Cuccioli! Che cosa? Stiamo scherzando! Ehi, piccoli! Ok, piccoli, adesso dovete aiutarmi. Vi sto pregando! No, non così. Ma siete carini. Promettetemi che collaborerete finché gli altri non tornano. E a proposito degli altri, chissà se sono atterrati.
Spero che si sia goduta al volo, io no di certo. Se non metti giù quella fotocamera, ti giuro che la rompo. È tua. Non importa. Calma, ragazze, siete stanche, ma tra poco saremo in un bel hotel per riposarci. Hola, la familia de Robertos. Bienvenidos en Costa Rica. Yo soy Juan. Capisco, volo lungo, ma vi renderò piacevole la trasferta di 4 ore. 4 ore? Papà! Devo avere sbagliato a calcolare la distanza dell'hotel. Non è che per caso in macchina c'è il wifi? Grazie per la donazione. Devo fare qualcosa. Su, avanti! Raccolta fondi per la piantumazione! Prego! Tammy, possiamo parlare? Ma certamente, Barbie, io ho sempre del tempo per te! Devo essere sincera. Per quanto mi riguarda, non ci trovo nulla di male in tutto questo, ma ora esageri. Perché ti stai comportando così? Comportarmi come? Grazie della donazione, Pace! Ehi, sai benissimo cosa intendo, mi riferisco al tuo atteggiamento. Faccio solo ciò che serve per attirare l'attenzione e grazie a questo nuovo look ho ottenuto il mio scopo. Non puoi sempre fingere di essere me. Non sono te, io sono molto meglio di te. Oh, tu non sarai mai una me migliore di me. Lo sono già. Ciao ragazzi, che ne dite di un servizio di manicure e pedicure gratis? Forse che aspettate, lo sapete che io sono nata per essere gentile con tutti. Sul serio? È da non credere, secondo lei io faccio così? C'è un lato positivo, ho raccolto molti soldi per la piantumazione e questo grazie al fatto che assomiglia a te. Oh, Barbie! Avanti, che aspetti? Lo vedo anche da qui che le tue cuticole sono piuttosto imbarazzanti. Oh, poveretta! So che molti hanno contribuito a questa iniziativa meravigliosa, ma noi tutti abbiamo un debito di gratitudine con Barbie. Voglio dire, Tammy. Tammy, guardate quanti alberi! Un'ovazione per Tammy! Vi ringrazio, grazie di cuore, davvero! Che bello, vi amo tutti, amo anche voi, vi amo tutti quanti, io vi amo! Wow, Tammy, complimenti, tutto questo lo dobbiamo a te. Hai fatto un bel lavoro. Essere come te è molto più divertente di quanto mi aspettassi. Sono contenta che ti sia divertita. Ma ora, non credi che sia il momento di tornare a essere te stessa? Essere me stessa? Non pensarci proprio, Barbie. Sto bene così e sarà per sempre. Au! In effetti c'è molto verde, ma per quale ragione ci siamo fermate qui? Dov'è l'hotel? Non ci serve un hotel. Abbiamo il nuovo camper dei Roberts. Va bene, vediamo che cosa sa fare. Lo vero? Il campeggio sarà una passeggiata. Sistemiamo le nostre cose. E questa sarà la camera da letto. Wow, sono senza parole, Barbie. Prima della gara di domani, una serata in mezzo alla natura è proprio quello che ci voleva. Siete pronte a fare baldoria? Questo idromassaggio è meraviglioso! Oh, ma non ti devi scomodare? A scomodarmi? Qualcuno dovrà pure cucinare il cibo che hai portato. E chi ha detto che bisogna cucinare? Cosa? Quella roba sarebbe la cena che hai portato? Delle barrette. Sono davvero deliziose e hanno molte proteine. Sono talmente poche che non bastano per tutte. Vorrà dire che le divideremo. Non è questo che fanno le buone amiche? Oh, non toccate quelle alla fragole kiwi perché sono mie. Non è la gita più bella della storia!